Ciao a tutti, per la lezione di oggi abbiamo bisogno di un paio di pesetti per lavorare con le braccia e gli arti superiori. Nella mancanza di pesetti utilizziamo bottigliette di acqua da 0,5 a 1 litro e mezzo. Poi abbiamo bisogno di un tappetino per fare gli eventuali esercizi a terra. Cominciamo con un po' di attivazione generale per riscaldare bene i muscoli delle braccia e delle gambe e poi facciamo un po' di tonificazione delle gambe e un po' di tonificazione delle braccia. Per finire andiamo a terra con degli addominali e un lavoro di ginnastica posturale e l'allungamento muscolare. Bene, cominciamo con le mani sui fianchi e step touch delle gambe. Cerchiamo di tenere il busto dritto, spalle larghe, il naso inspira e la bocca espira. Ok, portiamo le braccia lungo i fianchi, continuiamo con le gambe. E cominciamo a portare fuori le braccia. Apro gambe e a fuori le braccia. Okay. Le braccia non devono superare le spalle. Quindi mi blocco sull'orizzontale e torno con le braccia lungo i fianchi. Le gambe continuano a muoversi nello stesso modo. Il busto è sempre dritto e sempre respiro naso e fuori con la bocca. Ancora. Torno con le mani ai fianchi, continuano le gambe fanno sempre la stessa identica cosa. Adesso le braccia da lungo i fianchi, invece di andare fuori, vanno avanti. Anche qua le braccia non devono superare le spalle, mi blocco sull'orizzontale. Di fianco è questo, se vedete le braccia si bloccano. Non devo superare. Ancora, sempre busto dritto. Ok, torno con le mani ai fianchi. Continuo con le gambe. Metto le braccia a candeliere, le gambe continuano a muoversi. Candeliere 90 gradi. Braccio, avambraccio, braccio, busto. Ok? Però non devo avere le spalle alte, le spalle sono basse, quindi le spalle basse e belle allontanate dalle orecchie. Come muovo le braccia? Chiudo quando si chiudono le gambe e apro quando faccio il passo con la gamba. Quando chiudo, avvicino gomiti e mani. Proprio si toccano le mani e i gomiti. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Apro, chiudo, apro, chiudo. Ancora. 4, 3, 2, 1. Mani ai fianchi, le gambe continuano. Adesso da passo singolo che facciamo andiamo a fare il passo doppio. Quindi sono due, uno vicino all'altro. Sempre petto in fuori, busto dritto, spalle larghe, il naso inspira e la bocca espira. Di nuovo le braccia lungo i fianchi. Come prima nel singolo, solo che adesso è doppio. Fuori, torno, fuori, torno, fuori, torno, fuori, fuori, torno, fuori, torno. E occhio, singolo, un braccio solo e l'altro. Quindi è sempre orizzontale, non supero mai le spalle. Vado a sinistra, sposto il sinistro. Vado a destra, sposto il destro. Apro, apro, torno, torno e apro, apro e torno, torno ancora, apro, apro e torno, torno, apro, apro. Attenzione, facciamo il contrario, cioè vado a sinistra e muovo il destro, vado a destra e muovo il sinistro. Dai, op, 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 op.
ancora, apro, 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 ancora, apro, 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 ancora, apro, l'ultima volta, occhio adesso, insieme, sinistro e insieme, destro, quindi uno insieme, uno, stessa direzione, quindi vado a sinistra e il braccio destro, sinistro che si alzerà, vado a destra e il braccio destro, insieme, singolo, insieme, singolo, insieme, singolo, le gambe fanno sempre il doppio step, doppio passo, ok? Doppio step touch, o, singolo, o, doppio, o, singolo, o, mani ai fianchi, sempre passo doppio delle gambe, sempre busto dritto, parto con le braccia, vedete, con le mani alle spalle, continuo sempre il passo doppio e estendo in maniera vigorosa, spingendo le braccia in alto, quindi belle le braccia tese, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, belle le braccia che spingono verso l'alto, tese, su, spingo, 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 non le braccia molli, ok? Quindi su, 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 dai, op, vado, op, su, spingo, spingo, sulla braccia, ancora, ancora. Cominciamo piano piano a sentire che ci stiamo scaldando, il battito cardiaco inizia a salire, perché da quando abbiamo iniziato non abbiamo mai fermato le gambe, abbiamo solo variato le braccia, ma le gambe hanno sempre continuato a muoversi. Torno con le mani ai fianchi, continuo sempre doppio. Ok, continuiamo sempre a muovere le nostre gambe e adesso lavoriamo un po' con le gambe. Attenzione, su, doppio, su, da prima adesso semplicemente appoggio la mano apposta sul ginocchio, la gamba non va su storta, va su dritta, su, ginocchio alto, su, ginocchio alto, su. Quindi le braccia, semplicemente il braccio opposto si appoggia sul ginocchio, la mano anzi si appoggia sul ginocchio opposto, su, ok, su, braccia, vado, oscillo e op, oscillo e op, uno, due, op, mentre mi sposto, oscillo le braccia in avanti, anche qui, braccia tese, veloce l'oscillazione, e poi sempre la mano opposta. Oscillo, op, oscillo, op, oscillo, op, oscillo, op, sempre su quel ginocchio. Op, dai, ancora. Op, mani ai fianchi, cambio fuori la gamba. Prima andava il ginocchio alto, adesso va fuori la gamba. Quindi stiamo lavorando sempre con il nostro step touch doppio. Le gambe non si sono ancora mai fermate, il battito cardiaco comincia a salire. Cominciamo anche ad alzare un po' la temperatura e inizio a sudare. Occhio. Le braccia fanno questo. Vado, braccio opposto fuori, semplice, fuori, braccio, fuori, braccio, fuori, braccio, fuori ancora, doppio e doppio, vado, doppio, ancora uno, attenzione, braccia assieme e singolo. Assieme e singolo, 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 ancora, assieme e singolo, assieme e singolo, assieme e singolo,
assieme a te, Signore. Mani ai fianchi, continuo il mio movimento. Occhio adesso, è doppia la gamba. Uno, due, doppia la gamba. E doppia la gamba. Uno, due, doppia la gamba. Uno, due, doppia la gamba. Uno, due, doppia la gamba. Doppio anche il braccio. Op, 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 op. Op, 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 ancora. Op, 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 e insieme e singolo doppio, e insieme e quando mi sposto apro le braccia insieme, poi singolo doppio, vado e doppio, dai. E vado e doppio ancora e vado e doppio ancora, dai, op, l'ultimo, op, non fermiamo le gambe, cambiamo solo posizione, movimento, siamo andate fino adesso sempre con lo stoppaggio, non fermandole mai, adesso andiamo col tallone gluteo, vi faccio vedere di fianco qual è il movimento, la gamba sta bella dietro e il tallone spinge, spinge, fino a voler toccare il gluteo. Ok, le braccia fanno questo, vanno, palmo rivolto indietro, le braccia spingono indietro, ok? Il più possibile, dietro, 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 dietro. Adesso manteniamo questo movimento, cioè manteniamo sempre il movimento con questo movimento. Lo facciamo sul posto, e lo facciamo in avanzamento, andando avanti, rimanendo sul posto e tornando indietro. Rimanendo sul posto, andando avanti, rimanendo sul posto, andando indietro. Rimanendo sul posto e adesso continuato in avanti, indietro, in avanti, indietro, uno, due, tre, in avanti, e uno, due, tre e quattro, indietro, uno, due, tre e quattro, in avanti, e uno, due, tre, quattro indietro, uno, due, tre, l'ultima volta in avanti, uno, due, tre, spingo con la gamba dietro, indietro, uno, due, tre, sul posto, op, 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 manteniamo questo movimento e attenzione, giriamo di 90 gradi verso destra e ci troviamo qua e continuiamo, giriamo sempre verso destra, altri 90 e ci troviamo qua. Giriamo altri 90, ci troviamo qui e torniamo al centro. Ok, stessa cosa facciamo a sinistra. Giriamo di 90 a sinistra e rimaniamo. Altri 90 e rimaniamo. Altri e rimaniamo. E l'ultimo di nuovo al centro. Ok, riprendo a girare a destra, continuato. Op, 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 op. Op, e ci fermiamo. Andiamo a sinistra. Op, 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 e ci fermiamo. Andiamo a destra. Op, 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 e ci fermiamo. Andiamo a sinistra. Op, 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 e ci fermiamo. Benissimo. Attenzione, adesso diventa doppio, quindi 2, 2 e 2, 2. Il movimento è sempre lo stesso, da quando abbiamo iniziato le nostre gambe non si sono mai fermate. Abbiamo solo variato la tipologia di movimento. Dai, doppio, doppio e doppio, doppio e doppio, doppio e doppio, doppio e doppio, doppio. Attenzione, singolo, 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 doppio.
singolo, singolo, doppio. Quindi viene uno singolo, singolo e doppio. Ogni volta cambiamo la gamba che fa il doppio, ok? Singolo, singolo, doppio, doppio, e singolo, singolo, doppio, doppio, singolo, singolo, doppio, doppio, e singolo, singolo, doppio, doppio, singolo, singolo, doppio, ancora, e singolo, singolo, doppio, l'ultimo, e singolo, singolo, doppio, marcia, dai. Non fermiamo il movimento delle gambe, marcio, utilizziamo le braccia. Quindi le braccia non sono molli, lunghi fianchi, usiamole bene. Dai, muovo. Vado in coordinazione, vado a lavorare, quindi decide quelle braccia, non morte. Op. Ok. Adesso marciando faccio la marciata con le gambe divaricate, ok? Quindi non mi sono fermata, ho semplicemente divaricato le gambe e continuo a marciare. Adesso riprendo a marciare con le gambe strette. Ok, adesso sto muovendo per primo sempre la gamba sinistra. Larghe, strette, larghe, strette. Adesso con quattro tempi, sempre con la gamba sinistra, 1, 2, 3, 4, largo, 4, stretto, 1, 2, 3, 4, largo, 4, stretto, 1, 2, 3, 4, largo, 4 e 1, 2, 3, 4, sempre decisa, la marciata decisa anche le braccia, dai, op, stretto, largo, stretto, largo, due tempi, 1, 2, largo, 1, 2, largo, 1, 2, largo, 1, 2, largo, 1, 2, apro, 1, 2, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo, marcio, mi ha mosso per prima la gamba sinistra, adesso comincio a muovere per prima la gamba destra, quindi larga, sovralarga, marcio, 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 decise le braccia e stretta, dai, larga e stretta, sempre gamba sinistra, che sempre destra, scusate perché si muove per prima, quattro tempi, stretta, 1, 2, 3, largo, 1, 2, 3, 4, stretto, largo, sempre 4, stretto, largo, gamba destra, stretto, largo, ancora e stretto, apro, ancora e 4, 4, adesso 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, deciso sempre, dai, op, dai, op, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ancora, 1, 2, ancora, 1, 2, l'ultimo, 1, 2, marcia, dai, ok, sempre marciata, adesso però invece di rimanere sul posto andiamo in avanti, marciando e torniamo indietro, ok, in avanti marciando e restiamo, indietro marciando e restiamo, in avanti marciando e restiamo, indietro marciando e restiamo, continuato, avanti, indietro, avanti, indietro, ancora, avanti, indietro, ancora e avanti, indietro, ok. Occhio, continua a muovere le gambe e attenzione, gamba, comincia la mia sinistra, vado fuori e torno e marcio, fuori, 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 torno e marcio,
Doppia, fuori, 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 marcio, marcio, marcio e fuori, 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 marcio, marcio, marcio e 1, 2, 3, 4, dai, ancora e fuori, 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 marcio, 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 fuori, 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 marcio, 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 fuori, 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 marcio, farò la stessa cosa con la destra, il primo è singolo, quindi fuori, marcio, fuori, marcio, fuori, marcio, fuori, marcio, fuori, marcio, fuori, marcio, doppio, fuori, fuori, marcio, marcio e fuori, fuori e marcio, marcio, fuori, fuori e marcio, marcio, fuori, fuori e marcio, marcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, 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 op, 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 vado. Vado, vado. Ok, solo marcio. Attenzione. Singolo, di là, singolo, un, due, tre, singolo, un, due, tre, singolo, un, due, tre, singolo, un, due, tre, singolo, uno, due, tre, singolo, un, due, tre, singolo, uno, due, doppio. Marcia, doppio, marcia. Doppio sinistro, marcia, doppio destro, marcia, dai, doppio sinistro, doppio destro, doppio, dai, 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 op, 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 dai, 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 op, 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 vado, vado. Ultima volta. Senza marciare, beh, op, sinistro, destro, sinistro, destro. Continuo con le gambe. Porto un attimo le braccia e i fianchi e continuiamo con le gambe. Da quando abbiamo iniziato non ci siamo mai fermati con le gambe. Abbiamo sempre continuato a mantenerci in movimento, a tenere il battito cardiaco alto, medio più che altro. Questa attività è a basso impatto, quindi il battito cardiaco non sale tantissimo. Attenzione, stessa gamba, stesso braccio, quindi op, 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 op. Op, 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 dai ancora, op, op, continuo, continuo, l'unica variazione è che il braccio va in alto, ok? Stesse gambe, solo che il braccio, come vedete, va in alto, op, 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 torna basso, cioè in avanti, ok? E il movimento diventa doppio. Uno, due e uno, due e uno, due e uno, due. Braccia e fianchi. Uno, due e. Concentriamoci sulle gambe. Uno, due e uno, due, quattro. Uno, due, tre e cambio. E uno, due, tre e cambio. E uno, due, tre e cambio e uno, due, tre e due, uno, due e uno, due e uno, due e uno, singolo braccio avanti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette braccio in alto e otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, marcia, non fermarti con le gambe, respira, fuori l'aria, ancora. Ok, benissimo, va lento. Abbiamo completato la nostra prima parte di riscaldamento. Adesso siamo belli pronti per lavorare con le gambe. Mi metto di fianco durante questo esercizio, che mi vedete bene. Cominciamo con degli squat. Le gambe sono divaricate un po' più delle spalle, i piedi sono rivolti in fuori, ok? Quindi anche le ginocchia quando mi piego vanno leggermente in fuori. Devi immaginare di avere una sedia dietro, per cui mi siedo dietro. Le braccia vanno avanti, mi siedo e quando mi rialzo stringo i glutei, mi siedo. In tutto questo l'ombelico è come un bottone che schiacciandolo, schiaccio, porto il sedere in dentro. Tengo questa posizione, ovviamente che piegando un po' il sedere va in fuori, ma cerco di sentire sempre
e sto spingendo l'ombelico verso la colonna vertebrale. Dai. Op, 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 op. Piego, stringo, piego, stringo, piego, stringo, piego, stringo, piego, stringo, piego, ancora, ancora uno, piego, ok, occhio. Adesso facciamo degli appunti, andiamo indietro. Se vedete il braccio opposto alla gamba, io stessa non vado troppo giù, con la gamba non riesco. Se qualcuno riesce può andare giù, l'importante è che vada sempre giù, come se un filo mi portasse verso il basso. Vedete, schiena dritta, 90 gradi, ma dritta, dritto il busto. Op. Braccio opposto, là, là. Op e op. Op, e op, op, e op, op, op. Se vedete che non tenete l'equilibrio, potete fare anche gli esercizi, magari tenendovi, no? Potete mettere una sedia davanti a voi, tenendovi, lavorate in tenuta. È una buona alternativa per fare magari un esercizio che non riuscite per l'equilibrio. Una sedia davanti, mi tengo. E lavoro in tenuta, ok? Attenzione, mischi due esercizi, cioè occhio, squat e affondo dietro e squat e cambio gamba e squat e vedete sempre il braccio è opposto, il braccio avanti è opposto al ginocchio avanti. Dai, squat e op. E squat e op e squat e op e squat e op. Ok, marcio, respiro. Adesso abbiamo fatto gli affondi andando indietro, ok? Adesso lo facciamo andando avanti. Mi metto sempre di fianco, quindi andiamo in avanti e torniamo. In avanti. E torniamo, in avanti e torniamo. Anche qua potete avere una sedia, magari vi tiene in parte, che tenete l'equilibrio, se vedete che lo perdete. E non andate mai in avanti andando in avanti, questo è sbagliato. Devo andare in basso. Il ginocchio è sempre in linea con la caviglia. Op, 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 op. E anche qua mischio due esercizi quindi. Squat e avanti e squat e avanti e squat e avanti e squat e avanti e squat e avanti ancora squat e avanti ancora uno squat e avanti. Marcia, respira. Occhio, facciamo una piccola variazione. Chi non se la sente continua a fare sempre squat, solo che cambio posizione alle mani, sono in questa posizione. Ok? Quindi op, op, op. Chi se la sente, quando estende, fa un piccolo saltello, disgiungendo le mani e portandole in alto. Ok? Se non continuo a fare questo, d'accordo? Dai, uno, due, tre, quattro, occhio per la sedia dietro, cinque, immaginate di avere la sedia dietro, sei, sette, otto, nove, 10. Ok, senza fermarci subito, cacciata dietro, chi vuole lo fa, vedete, da fermo. Altrimenti corsetta, dai. Op, op. Lavora bene le gambe. Tallone al gluteo. Usa le braccia, usa le braccia. Chi non vuole correre, fa questo, ok? Altrimenti continuo, ci sono due variazioni. Dai. Questo qua è l'alto impatto, cioè il vaglio cardiaco. Inizia a salire. Dai, op, op. Ancora, ancora, ancora.
5, 4, 3, stop. Respira. Ok. Abbiamo completato il lavoro di gambe. Andiamo a lavorare nella parte superiore. Prendiamo i nostri pesetti o le bottigliette, quello che avete. Braccia lunghi, fianchi. Cominciamo adesso con le gambe che stanno ferme. Ci concentriamo sulla parte superiore. Stanno ferme ma leggermente piegate col bacino in retroversione. Pulsante ombelico, schiaccio e blocco il bacino. Da questa posizione lavoro per le spalle. Prima singolarmente, ok? Se vedete è sempre lo stesso braccio. Singolarmente vado, il naso inspira e la bocca espira. Il lavoro di gambe è sempre importantissimo, sempre fondamentale durante gli allenamenti. Perché le gambe sono un muscolo grande e grosso e quindi fa subito pompare bene il sangue e dopo posso lavorare in modo che sono bella che riscaldata. Cambio dall'altra parte, hop, 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 hop. Sempre singolo ma alternato, quindi uno e l'altro. E uno, ricordarsi delle gambe leggermente piegate, non dimenticare il bottone ombelico schiacciato. Op, 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 op. Alternato, singolo, dai. Alternato, singolo, ancora. Alternato, singolo. Alternato, singolo, ancora. Vado. L'ultimo. Vado? Ok. Adesso doppio, quindi insieme. Op e op. Inspiro. Quando si fa il lavoro di tonificazione, il lavoro è lento. E sentire, non vado a far veloce, quindi non prendo la rincorsa e faccio veloce, faccio lento. Blocco. Inspiro. Fuori. Attenzione, metto insieme i due esercizi, cioè insieme, singolo, insieme e cambio, ok? Quindi insieme e singolo, e insieme e singolo, e insieme e singolo, e insieme e singolo, e insieme e singolo. E il singolo sarà doppio, 1 e 2, insieme singolo, e singolo doppio, 1 e 2, insieme e 1 e 2, insieme e 1, l'ultimo, dai, insieme e bene. Adesso mentre recuperiamo e dopo riprendiamo il nostro lavoro di braccia, facciamo lavorare un po' le gambe, cioè saliamo col ginocchio verso il petto. Le nostre braccia recuperano un attimo, io inspiro. Se vi fanno male le braccia potete recuperare appoggiando i pesi a terra e li riprendete su dopo. Che ovviamente avendo i pesi e le bottiglie, il muscolo continua a lavorare. Se siete affaticati, il recupero lo fate appoggiando i pesi. Ok? Se è sufficiente, tenete i pesi con le braccia ferme. Adesso portiamo le braccia con i nostri pesi, con le mani all'altezza delle spalle. Le gambe continuano e andiamo a lavorare sempre per le spalle, ma con le braccia che vanno in alto e giù. Quando il ginocchio sale, salgono anche le braccia, ok? Su e giù, 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 su e giù,
Se avete le braccia affaticate, potete continuare il lavoro senza i pesi. Su, giù, su, giù, su, giù, su, giù. Ricordatevi sempre il bottone ombelico schiacciato, spinge sulla colonna vertebrale, addominali contratti, su, giù. Ok, continuo solo gambe, se volete, ripeto, potete appoggiare giù i pesi, se avete le braccia affaticate. Ok, cambiamo le gambe, vado fuori così. Le gambe cambiano, intanto le braccia recupero. Ok, riprendo a piegare e mettere i pesi alle spalle e andiamo singolarmente e opposto alla gamba. Op. Possiamo rallentare, andiamo piano. Op. 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 Su. 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 Su, corretto, su, 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 ok, marciamo sul posto, se voglio recuperare va bene, col mare le braccia, appoggio i pesi, se non li tengo. Ok, ok, adesso inspiriamo bene col naso, mandiamo fuori l'aria con la bocca, ok, fermiamo le gambe, teniamo le gambe ferme e lavorano solo le braccia, puntiamo bene il nostro ombelico e schiacciamo verso la colonna, stringiamo i glutei, il lavoro è un solo braccio, adesso su e giù, lento, su e giù. Chi vuole rendere più difficile l'esercizio e anche più efficace può fare lo stesso esercizio mantenendo una posizione di equilibrio. Ok? Altrimenti i piedi sono entrambi giù con una posizione più stabile, se no tengo una posizione di equilibrio. Op, 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 op. Cambio l'altro braccio, anche qua, posizione di equilibrio. Dai, op, 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 su, giù, 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 su. Nella posizione di equilibrio faccio lavorare intanto i muscoli della gamba e poi lavorare gli addominali per mantenere tutti quei movimenti che si creano. L'addome deve essere stabile, vi si deve contrarre. Ok, occhio adesso, insieme, quindi su e singolo. Su e singolo, 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 su e. Benissimo, abbiamo finito con le braccia. Adesso andiamo a prendere il tappetino e ci mettiamo in ginocchio. Ok. Abbasso un po' lo schermo così mi vedete meglio. Bene. Siamo in ginocchio. E ci allunghiamo, portiamo i glutei vicino ai talloni con le braccia avanti, il naso inspira, la bocca espira, ancora, il naso inspira e la bocca espira. Ok, facciamo delle posizioni per tonificare tutto il corpo, utilizzando bene anche la postura. Portiamo il bacino in retroversione in modo che non ho il sedere in fuori,
L'ombelico spinge come un bottone e tengo il sedere in dentro. Porto il braccio avanti, la gamba opposta dietro e mi appoggio e lo rifaccio. Braccio avanti, gamba opposta dietro, mi appoggio e lo rifaccio. Vado e mi appoggio. Vado e mi appoggio. Vado e mi appoggio. Vado e mi appoggio. Vado e cambio l'altro, sempre a tenere la retroversione. Vado e mi appoggio. 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 Vado e alterno. Uno e l'altro. E uno e l'altro. E uno e l'altro. E uno e l'altro. Ancora. Uno, l'altro, uno e resto. Resto 8, resto 7, resto 6, resto 5, resto 4, resto 3, resto 2, resto 1. Cambio. Resto 8, resto 7, resto 6, resto 5, resto 4, resto 3. Adesso 2, adesso 1, ok, di nuovo ci allunghiamo, infettalo. Inspiro e fuori. Ok, occhio. Attenzione, estendiamo una gamba. Puntiamo il piede in modo che deve sorreggerci, estendiamo l'altra e teniamo la posizione. Occhio alla postura, la schiena e i glutei sono in linea, la testa va in alto, le spalle sono larghe e ho l'ombelico che spinge sulla colonna, qua più che mai, sedere in dentro, glutei contratti, ancora tengo 5, tengo 4, tengo 3, tengo 2, non mollo, tengo 1 e recupero. Inspiro, fuori l'aria e facciamo un altro. Andiamo, questa volta però andiamo in movimento con la gamba che va col tallone verso, scusatemi, col ginocchio, verso le braccia. Op, 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 op. Forte con l'ombelico che spinge. Contraggo gli addominali, op, op, tenere, contraggo, appoggio, contraggo, appoggio, contraggo, appoggio, contraggo, appoggio, dai, op, 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 dai, non mollare, op, 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 tra due, op, l'ultimo. Ok, recupero, inspiro. Bene, adesso ci mettiamo distesi di fianco. Ok, questa posizione. Allora, cosa dobbiamo fare? Estendiamo un po'. Vedete le gambe? Non serve tenerle completamente tese. Se volete completamente tese, se no piegate. Aiutiamoci con questa mano, ci solleviamo e torniamo giù. Ci solleviamo e torniamo giù. Se vogliamo, possiamo anche non usare la mano, ok? Su e giù, su e giù. Allora, questo esercizio più difficile si può anche fare così, ok? Op, op. Io preferisco farlo così. È valido e non vado troppo a lavorare sulla schiena. Chi è molto allenato può anche farlo con le gambe tese, basta che tenga contratti gli addominali, così con le gambe piegate è più sicuro. Op. Se voglio, mi aiuto. Ok, attenti adesso. Sono sollevata e vado a chiudere e ad aprire. Chiudere e ad aprire. A chiudere e ad aprire. Chiudere e ad aprire. A chiudere e ad aprire. A chiudere con la 1. Bravissime. Ok. Cambio lato.
qui. Stiamo lavorando con gli addominali, ok? Tiriamo le gambe, non troppo tese, ci possiamo entrare con la mano su e giù. Chi vuole può tenere il braccio alto. Su e giù. 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 Ripeto, chi vuole può farlo anche in questo modo. Ma bisogna saperlo fare bene, se no posso farmi male la schiena o la spalla. Meglio questa posizione, ok? Attenzione, rimango sollevato e vado, chiudo, apro. Se ho difficoltà, vedete, posso farlo anche rimanendo appoggiato, è più difficile ovviamente sollevandosi, però se non riesco mi appoggio e faccio l'esercizio, non è che mi fermo, trovo sempre la soluzione di base più semplice adatta a me, ok? Non tutti abbiamo lo stesso grado di allenamento. Anche qua, per i più esperti, questo esercizio può essere fatto così. Ok? Stop. Benissimo. Ci distendiamo. Pancia in su. Portiamo le braccia lungo i fianchi. E andiamo a schiacciare l'ombelico. Schiaccio. Per cui, retroversione. Vedete subito, faccio questo movimento. Blocco. Quindi qua sotto non passa nulla. Braccia lungo i fianchi. Tengo con le mani. Sollevo, vedete, sempre con l'ombelico che spinge e vi appoggio su. In realtà se io spingo l'ombelico non vado mai ad appoggiare a terra il gluteo. Appoggia sempre la parte della schiena. Op, 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 op. Su e giù, su e giù, su e giù, su. Attenzione. Resto, metto anche le braccia rigide, belle rigide in questa posizione. Tengo 8, postura giusta, braccia, spalle, anzi, che si distaccano dalle orecchie, petto in fuori e tenere la postura, tenere il sedere dentro. 5, 4, 3, 2, scendo, occhio, braccia. Stacco le gambe, porto le ginocchia al petto, facendo un piccolissimo rotolamento, non troppo sforzo. Se sono allenato posso anche fare un rotolamento più grande. Ok? Op. 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 Fuori l'aria. Inspiro. L'ultimo. Adesso metto insieme gli esercizi, cioè su, ombelico mi raccomando sempre giù, su e giù, su, giù, rotolo, appoggio, salgo, appoggio, rotolo, appoggio, salgo, appoggio, rotolo, appoggio, salgo, appoggio, rotolo, appoggio, salgo, appoggio. Rotolo, appoggio, salgo, appoggio, rotolo, stop. Mani alla nuca, gambe ferme, schiacciato bene, nessuno passa qua sotto, non passa niente. Mani alla nuca, salgo fuori l'aria, inspiro, 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 su e giù, su e giù. Fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria. Occhio adesso, faccio la stessa cosa ma muovo anche una gamba, quindi io salgo, la gamba viene verso di me e mi appoggio. Uno, frontale, sempre due, tre, quattro, 5, fuori l'aria, inspiro, 8, 9, 10, cambio gamba, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Occhio, questo è difficile. Gambe insieme, quindi 1, non inarchiamo, 2, non inarchiamo, 3, 4, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, 8, 9, 10, molto bene. Ginocchio al petto un attimo. Inspiriamo e mandiamo fuori l'aria. Ok. Adesso un ginocchio al petto e l'altra gamba, vedete, la distendo e scambio. Ok? Op, op, schiaccio, cambio, schiaccio, cambio, schiaccio. Cambio, schiaccio, cambio, schiaccio, cambio ancora, schiaccio, cambio, schiaccio, cambio. Senza schiacciare con le braccia lungo i fianchi, questo. Op, 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 op. Un, due, un, due, un, due, un, due. Ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recupero, ginocchio al petto, inspiro e fuori l'aria. Ok, adesso estendo una gamba quanto riesco, ognuno in base al suo grado di mobilità articolare, di allungamento. L'esercizio è questo. Anche l'altra gamba la distendo. Sollevo, vedete, la testa e faccio questo scambio, cercando di tirare la gamba verso di me. Op, ginocchio al petto, inspiro, fuori l'aria. Andiamo a fare l'ultimo esercizio per gli addominali, utilizzando anche sempre la postura corretta e un buon allungamento muscolare. Dobbiamo riuscire a distendere le gambe, se non riesco le piego. Un consiglio, se volete riuscire ad avere questa posizione, mettetevi casomai sempre finito l'allenamento con un muro contro, e così piano piano andate a allungare i muscoli. Quindi se riesco gambe tese, se no piegate. Okay? L'esercizio è portare giù le gambe da una parte, ma non devo cadere, e portare giù le gambe dall'altra, ma non devo cadere. Devo arrivare quasi al limite, sentire le addominali che si contraggono. Con le gambe piegate è uguale, eh? Questo, o e o. Ok, vado e non rimane, rimango in apnea, nel massimo sforzo, l'aria deve uscire. Inspiro, sforzo. Benissimo, molto bene, abbiamo finito. Passiamo all'allungamento muscolare, che è fondamentale anche quello. Una gamba distesa a terra, un ginocchio al petto. Cerchiamo di rilassarci, abbassiamo il battito cardiaco, il naso inspira, la bocca manda fuori l'aria. Facciamo respiri profondi, lunghi e profondi. Cambiamo gamba. Ok, guardate, cavando una gamba all'altra in questo modo qua,
e porto verso di me la gamba, così. Vediamo se forse è meglio così. Accavallata e porto verso di me, ok? Ok, così. Allungo il muscolo, che si chiama piriforme, quindi quando tutti i miei dolori di sciatica che ho mi arrivano sempre da quel muscolo lì. Un buon allungamento lo riduce e lo previene soprattutto, e anche fare sempre movimento previene il mal di schiena, quindi muoversi sempre. Ok, occhio cambio, quindi a cavallo l'altro e porto, allungo il muscolo. Ok, inspiro. Respiri profondi, rilassarsi sempre durante lo stretch. Ok, occhio adesso, distendo tutto il corpo. Voglio respirare utilizzando il diaframma e non il torace, perché noi respiriamo sempre utilizzando il torace, invece utilizziamo il diaframma, quindi l'aria entra dal naso e la pancia si gonfia, l'aria esce dalla bocca e la pancia si sgonfia, entra dal naso e la pancia si gonfia, esce dalla bocca e la pancia si sgonfia, ancora. Rilassate. Ok, sono distesa, metto pianta contro pianta, se vedete, e porto le anche in fuori, casomai con le mani proprio schiaccio, cerco di aprire, tengo questa posizione, avvicino il più possibile a pianta contro pianta, inspiro, rilascio. Continuo sempre con la mia respirazione con il diaframma. Ok, bene, piano, unisco. Siamo seduti. Allora, cominciamo con le gambe tese, il busto dritto, le braccia in alto e il busto dritto. Andiamo a fare un piccolo molleggio. Uno, due e torniamo su. 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 Attenti. Uno, due, resto. Resto, 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 cercando di allungarmi. Sempre di più tengo la posizione. Inspiro. Fuori l'aria. Giù, 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 giù. Giù, giù. Tengo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, salgo su. Ok, attenzione, arrivare col gambe e vado con una mano verso un piede. E se riesco anche l'altra, e scendo, giù, cerco di spingere il più possibile il petto giù, e tengo, inspiro, fuori l'aria,
Lo stretching, se si fa ogni giorno, si migliora sempre. Se non si fa, si rimane sempre duri. Si può migliorare a ogni età e a ogni grado di mobilità. Quindi non ci sono scuse per fare stretching, perché oltre a migliorare l'efficienza del corpo, migliora la postura, ci sentiamo meglio, siamo più agili. Quindi è fondamentale. Cinque, quattro, tre, due, buono, stop. Ok, andiamo a incrociare le gambe, mettere le mani sulle ginocchia, cercare di rilassarsi, inspirare, fuori l'aria. Lavoriamo per il tratto cervicale, guardiamo da una parte senza girare le spalle e guardiamo dall'altra senza girare le spalle. Torniamo al centro, incliniamo il capo da una parte e incliniamo il capo dall'altra. Ok, occhio, piano piano, estendiamo, occhio piano e incliniamo giù. Ancora estendiamo e incliniamo. Adesso incliniamo e schiacciamo giù bene. Quindi, siamo in piedi, un bel respiro profondo, tengo qualche secondo e fuori, ancora uno, trattengo l'aria, l'ultimo bel respiro profondo e fuori. Molto bene, abbiamo finito. Ciao a tutti!